mi sia così depresso. Però, tu, però, partiti, cioè, partiti, via, Milan in media bianca, Milan, la formazione l'abbiamo fatta vedere, eccolo qui, con Borini al centro, Laxalt a sinistra, eccolo qui, il Milan, via. Suso a metà campo, la palla scorre perché sì, che ha spazio sull'out di destra, si ferma, torna indietro da Calabria, siamo a metà campo, palla poi in difesa, Musacchio, da questi poi a Romagnoli. Riesce però ad arrivare sul pallone Bonaventura, la ridà il numero 10, poi che sì, per via centrale, chiama il pallone Laxalt, lo prende Bonaventura, arriva però Laxalt, lato corto dell'area, il cross dentro, la prendono loro di testa, ancora Milan, ancora Laxalt, sempre sulla sinistra, va avanti, gol del Milan, attenzione, gol di Laxalt, il portiere dell'Empoli, Biglia a sinistro, gol! Biglia! E andiamo! E andiamo! Gol del Milan! L'abbiamo... Martinelli, cosa c'ha? Le reazioni. Cosa c'ha, Martinelli? Su con la vita, ha segnato il Milan! Gol! Ma cosa c'è? Bene, niente. No, vabbè, ma c'è qualche problema. No, gli è arrivato adesso lui il segnale. Si è intristito, non lo so. Ha segnato il Milan, Leo! Niente, è una bellissima azione, tra l'altro. E allora, gioisca, esulti, Martinelli, no, tieni, non è si più. Si quando allora, arriveremo dove dobbiamo arrivare. Bravo Laxalt, una leggera deviazione anche, una leggera deviazione. Ecco, devo dire che la deviazione è determinante più che leggera. Londo mondo, Frex, via! Ora, diciamo così, mi spiace vedere Martinelli in queste condizioni, sì. Comunque, che Laxalt, molto vivace, più sicuramente di Rodriguez, vabbè, lui fa l'esempio, ma Laxalt si è visto di più in questo, poi vedremo magari, intanto Milan vedete è salito 8 punti, Laxalt arriva qui sul fondo, dribbling a rientrare, cross di Laxalt, la palla viene messa fuori un po' in affanno dalla difesa dell'Empoli, arriva qui dove c'è Biglia, Biglia in corsa per partire un tiro che viene leggermente deviato dalla coscia interna del difensore dell'Empoli e si insacca, perché dobbiamo dire la verità, senza quella deviazione la conclusione di Biglia sarebbe stata quasi sicuramente Fabio, fuori. Sono 23-24 minuti, non abbiamo avuto neanche un'occasione da gol. È un dato di fatto. Ma tu stai facendo l'Empoli, attenti all'Empoli. Attenzione, Krunic la mette in mezzo. Rigore per l'Empoli? Rigore per l'Empoli. Biglia retropassaggio, allora, e poi Romagnoli, vediamo che cosa fa. Sbaglia Romagnoli il passaggio, poi come rigore per l'Empoli. Rigore per l'Empoli. Rigore disastroso. Rigore per l'Empoli. Rigore. Stai lasciando l'iniziativa all'Empoli. Ha fatto una cretinata di dimensioni ciclopiche perché ha la palla in aria, guardate il povero Martinelli, aveva la palla in aria, Romagnoli la scaraventa addosso a Michelize e poi Michelize lo supera e Romagnoli probabilmente lo tocca, vediamo se non fosse vero potrebbe essere. Ma lo fa anche Biglia al farlo dopo. La VAR potrebbe essere. Ma come si fa? Sì, ma è un rigore clamoroso. Cioè, una cretinata di Romagnoli. Ma come si fa a beccare il giocatore? Allora guardate, allora fate attenzione. Romagnoli è qui, deve rinviare, ha Michelize davanti, gli tira addosso, Michelize trova palla. Romagnoli gli va incontro, prova a centrarsi Michelize e Romagnoli con la punta del piede aggancia la piede di Michelize, il piede di Michelize lo mette giù. C'è un silent check in questo momento. Cioè, perché posizione di fuorigioco. Secondo me ci sono due rigori. Posizione di fuorigioco. No, sta continuando il fuorigioco perché c'era un assist, un passaggio qui prima. Qui sta decidendo se fargli tirare uno o due. Allora fermi, se ci puoi dare in anticipo naturalmente su DAZN quello che succede... Cuomo ci fa una cortesia perché c'è in questo momento si sentono con i varisti, non capisco però se c'è stato un tocco di mano di Michelize che però non mi pare di aver visto o un mancato contatto tra i due cioè laddove le telecamere dimostrassero che non, la punta del piede di Romagnoli non ha toccato la punta del piede di Michelize, allora verrebbe annullato il calcio di rigore. E allora l'arbitro dice ok e dice conferma, è calcio di rigore. Conferma, è calcio di rigore. Perché si poteva immaginare una simulazione, credo. E invece no, è calcio Fabio, di rigore per l'Empoli, purtroppo per il Milan. Calcio di rigore per l'Empoli. E Romagnoli ha fatto una cretinata enciclopedica proprio. Ha sporcato una partita strepitosa. Stava giocando perché aveva la palla in aria, la tira addosso all'avversario e poi lo atterra. Tieni che Michelize... Che prende la rincorsa. No, è Krunic, direttore. Caputo, brigadiere. Gigione. Attenzione, però temo che sia gol. Caputo, guarda la porta, aspetta il fischio, parte adesso. Ed è gol! Ed è gol! Flex,
Alex. Il passaggio per vie centrali per Biglia. Vediamo che cosa fa. L'appoggia poi dall'altra parte. È finita. È finita. È finita. Che disastro, ragazzi. Buon punto salvezza. No, perché ci sono dei pareggi che hanno sapore della sconfitta. E la faccia di Martinelli in questo senso, anche di Andrea Longoni, sono piuttosto... guarda qui. Cioè, c'è un mortorio io la mia, sì. Lei non faccia il furbo, direttore, terra, lei non faccia. Hanno onorato la proprietà, hanno toccato il fondo. La proprietà è un fondo. Certo. Non è male come battuta. Essendo un fondo, la proprietà è mia. Posso andare di là? No. Ma se vuoi ti lascio il mio posto. Ma scusa, ma la proprietà, com'è che è Caxidis? Allora.